noi abbiamo cominciato questo corso immaginando di trovarci nelle sale di due castelli francesi. In una sala di un castello della Francia del Nord abbiamo ascoltato un giullare cantilenare l'episodio della morte di Orlando, della Chanson de Roland. In una sala di un castello della Francia del Sud abbiamo sentito un trovatore cantare una canzone di Bernard de Ventador. Beh, ora immaginiamo di trovarci a Firenze. È passato molto tempo rispetto alle audizioni nei castelli. Adesso siamo verso la fine degli anni Ottanta del 200. Siamo a Firenze. Diciamo che un gruppo, una brigata di amici, uomini e donne, si è radunata nella casa di uno di loro. Questi giovani appartengono a famiglie ragguardevoli per censo e anche per prestigio, ma non sono nobili di sangue. Non sono nobili, ma si considerano però un gruppo aristocratico e quindi, diciamo, tendono a distinguere il loro stile di vita da quello dei mercanti, dei banchieri. Sostengono anche che la vera nobiltà è quella d'animo, che la vera nobiltà nasce dalla cultura, dalla pratica delle buone regole della convivenza sociale, dalla rettitudine interiore. Insomma, è un modo per proporsi loro, che sono colti e raffinati, che sono lontani dal cattivo gusto dei nuovi ricchi, ma che sono lontani anche dall'alterigia ormai in gran parte ingiustificata dei feudatari, che si sono inurbati. È un modo per proporsi come i veri nobili cittadini. Della nobiltà ereditaria però cercano di assimilare gli aspetti migliori, quelli che l'hanno caratterizzata al meglio nel passato. Uno di questi aspetti è l'esercizio della poesia lirica. E infatti questi giovani si danno alla poesia, scrivono o ascoltano recitare poesia. Proprio per marcare meglio il legame con la più nobile e antica tradizione di questa poesia, scrivono e ascoltano quasi unicamente poesie d'amore. Nel corso della riunione di questa nostra brigata, alcuni di questi giovani recitano delle poesie. Diciamo che questi giovani ascoltano recitare, c'è qualcuno che recita e ha un uditorio. Questo era il modo più comune di diffusione della poesia allora. Il giovane che da tutti è considerato quello più eminente del gruppo per cultura e anche per condizione sociale, prenda la parola e si metta a recitare un suo sonetto. Costui è Guido Cavalcanti. E recita un sonetto in cui si parla di una apparizione in pubblico di una sua donna, quasi sicuramente di una donna da lui amata.